molto soddisfatti di questo risultato che consideriamo importante per la città di Imperia. Anch'io desidero ringraziare il sindaco, anche a nome del collega Ferrari, che ha dimostrato al tempo stesso una sensibilità per le problematiche tutto affatto particolare, ovviamente un'attenzione per il suo territorio nei confronti del quale dimostra affezio e anche una comprensibile attenzione alle esigenze della procedura fallimentare e della massa dei territori che la procedura rappresenta. Noi per parte nostra abbiamo, come sapete, lavorato molto intensamente perché la sentenza dichiarativa di fallimento è stata depositata il 20 maggio e oggi siamo il 18 di luglio, quindi in meno di 2 mesi abbiamo condotto in porto, nel caso di dire, l'esercizio provvisorio, fatto l'inventario, le perizie sui beni, governato una serie di problematiche, c'è stato anche un incidente nell'ultimo periodo, fortunatamente non serio, quindi abbiamo monitorato quotidianamente tutta la situazione. Mi pare che il risultato sia importante, il risultato che tengo anche a dire non si sarebbe verificato e prodotto senza l'accompagnamento costante da parte del Tribunale e del giudice delegato in particolare, che è stato su questo file molto presente, molto proattivo e ci ha fattivamente aiutati a conseguire questo obiettivo.